Vecchie signore, imprigionate in un acquario, interpretano coreografie di nuoto sincronizzato. Le donne sono le protagoniste del video proiettato su una facciata di Museion, il Museo d'Arte Contemporanea di Bolzano. Divende significa svolta ed è il titolo dal duplice significato. Divende, la capriola atletica tipica dello sport reso popolare da Esther Williams negli anni 40 e 50, ma anche il radicale cambiamento avvenuto in Germania dopo la caduta del muro nell'89. L'autrice è Ingrid Ora, giovane ed eclettica artista di origine altoatesina, studi di architettura e design a Vienna e a Londra e poi arte in giro per il mondo. Ho iniziato a pensare a questo progetto proprio quando ho fatto i 20 anni della caduta del muro nel 2009. E volevo fare, diciamo, ero sempre interessata alla Germania dell'Est e Germania dell'West, quando, dato che abito anche a Berlino, e però sempre cosa mi mancava e che non vedevo mai, che sempre si parlava solo del muro, ma non si parlava mai delle vite personali delle persone. E tutte queste cose che sono molto, diciamo, cose grandi nella loro vita, ma forse piccole di metterle nel libro di storia, mi sono veramente interessati, e per quello volevo anche fare questo progetto che ha a che fare con la caduta del muro, però volevo parlare solo di persone e della vita delle persone. Ingrid ha cercato un'associazione al femminile che avesse un rapporto particolare con Berlino e proprio su questo legame ha iniziato a lavorare per oltre un anno, per poi dare al progetto varie forme. Performance teatrale, mostra con video e il libro che presenta durante il divertente talk con la curatrice di Museion. Intanto illustra le sue esperienze, i residence d'artista in India, in Cina, in Giappone, negli States, luoghi diversi del mondo che sono divenuti spunto per nuovi lavori. Per Ingrid l'opera è il processo, l'arte una pratica sempre partecipativa che porta altri soggetti ad esprimersi in libertà. Ingrid ha sviluppato attraverso il tema della finzione una pratica artistica che prevede dei prelievi dal mondo reale che poi vengono rielaborati in chiave fittizia, nel senso che lei parte da degli elementi del reale e poi ci costruisce delle storie fatte per i singoli e delle storie fatte per la collettività, per i gruppi. Naturalmente, come tutti gli artisti, Ingrid è riuscita ad elaborare nella sua opera anche parti della sua storia personale. Mia madre mi ha fatto sempre vedere: guarda questa Esther Williams, e gli piaceva tanto, così me le sono guardate, e poi per quello forse anche ho cominciato a fare il nuoto sincronizzato. E però era sempre una cosa molto glamour, tutti questi costumi bellissimi, donne giovani, e no, questo è veramente, diciamo, l'opposto, perché anche se quel posto, quella piscina, non era niente glamour, era proprio la piscina più normale che si può immaginare, le donne come sono, e per loro non era una cosa di glamour, era una cosa che aveva a che fare con esercizio ritmico e di essere un gruppo. L'associazione Divende, così l'ha ribattezzata Ingrid, è nata ai tempi della DDR. La donna più giovane del gruppo ha 60 anni, la più anziana 86. La caduta del muro ha cambiato la loro vita. Questo è il dato da cui Ingrid è partita. E poi c'è l'arte, quella che vuole uscire dagli stereotipi dell'informazione di massa, che scava oltre l'interpretazione più scontata della storia. Era il cambio dal comunismo al capitalismo, diciamo, per dirlo molto crudo. E tutti dicono: è una cosa così fantastica, finalmente l'abbiamo liberati e così via. Però se ascolti veramente le persone, specialmente anche questo gruppo di donne, mi ha detto: per noi non è che era una cosa bella, non è che noi abbiamo perso tanto con la caduta del muro. Prima nella Germania dell'Est noi avevamo una funzione molto, lo Stato ci ha dato una funzione, tu c'hai questo lavoro, c'hai questa è la tua casa, e si sentivano molto, sono state sempre usate a questa cosa e si sentivano molto protette anche con questo. E da un giorno all'altro hanno detto: ok, adesso proviamo un'altra cosa, e loro non erano preparate. Hanno detto: i nostri figli, logicamente è una cosa bellissima per loro, ma per noi era molto una cosa difficile e non si sono mai veramente adattati. E con quello volevo far vedere, diciamo, anche col video, che se le vedi queste donne anziane che sono molto felici assieme in un gruppo, tutte vestite uguali, e che fanno questi esercizi in ripetizione. Da una parte il comunismo, una società ingombrante ma protettiva, dall'altra il capitalismo, competitivo, che ti chiede di imparare a volare, di scalare in solitaria. Non è certo un passaggio scontato, e tutto il progetto di Ingrid Ora è proprio il tentativo fallito di compiere la svolta insieme alle compagne di percorso.
alla fine non ce l'hanno mai fatta di fare la svolta e non so se era proprio che non volevano farla o diciamo è molto difficile anche a farla e la devono fare da sole, è l'unico esercizio che devono fare da soli e ogni volta che ho separato il gruppo non funzionava niente. E non so se era veramente una cosa che loro volevano fare, noi non la facciamo questa svolta, o veramente non ce la facevano. Di Vende la svolta non c'è stata allora, ma è nato un progetto artistico che unisce la grande storia del Novecento e la piccola storia individuale. La ritroviamo in un museo che si illumina, un museo che è riuscito, grazie alla sua struttura, a diventare un media per comunicarsi all'esterno. È stato concepito come un'architettura che possa vivere all'interno e all'esterno della città. Ci sono 5 piani espositivi, 4 all'interno che accolgono appunto la programmazione, le mostre, e un piano esterno, il quinto, che è caratterizzato dalle facciate, chiamate facciate mediali perché sono caratterizzate da un sistema di retroproiezioni composte da ben 36 proiettori, che permette una visione del museo oltre l'orario di chiusura e dunque permette al pubblico, anche quello che non è interessato ad entrare e a visitare le mostre, di vivere il museo all'esterno, e il museo gli fa come un occhiolino e ne segna diciamo la presenza.